50 milioni di anni fa, tutto il continente australiano era coperto da un denso mantello di foresta tropicale. In questa vegetazione lussureggiante si sono formate le piante e gli animali che caratterizzano l'Australia. Oggi i tre quarti del continente sono aridi, ma restano piccole zone dell'antica giungla nelle umide regioni nord-orientali. È un museo a cielo aperto dove è possibile scoprire l'origine della boscaglia attuale. La chioma degli alberi è così fitta che durante l'inverno i pitoni si spingono in alto per riscaldarsi ai raggi del sole. Questo è oggi uno dei pochi posti del continente dove gli esseri viventi lottano per la luce. Nel sottobosco le giovani piante hanno foglie rossicce per assorbire al meglio la scarsa radiazione luminosa. Le piante hanno inventato mille soluzioni per raggiungere la luce. Queste viti selvatiche ricorrono a tralci rampicanti e muniti di uncini per aggrapparsi al sostegno offerto dagli alberi. Alcuni ficus risolvono il problema facendo germogliare i loro semi in alto. Le radici scendono in basso e finiscono per soffocare la stessa pianta ospite. C'è una battaglia continua per la luce e per lo spazio sulla chioma degli alberi, tanto impenetrabile da formare un folto tappeto. Se i semi venissero semplicemente lasciati cadere a terra, forse non riuscirebbero mai a germogliare. Per questo vengono raccolti in frutti succosi che attirano gli uccelli. E così i semi arrivano lontano, dove le condizioni sono più favorevoli. Dove ci sono uccelli, ci sono nidi e naturalmente uova, il cibo dei serpenti arboricoli verdi che esplorano il livello superiore. Solo la polpa dei frutti viene digerita, i semi passano nel tubo digerente intatti. Più uccelli mangiano, più semi vengono sparsi intorno alla foresta. I frutti che cadono a terra possono essere beccati dal casuario, un uccello endemico dell'Australia. Anche lui elimina i semi non digeriti e dal momento che lo fa nelle radure più illuminate, i semi hanno migliori possibilità di svilupparsi. Tutta questa abbondanza di cibo a portata di becco consente agli uccelli di dedicare molto tempo alla riproduzione. I maschi degli uccelli giardinieri sono diventati dei veri artisti nel corteggiamento. Sul suolo della foresta fanno delle costruzioni meravigliose al solo scopo di attirare le femmine. Tra gli uccelli giardinieri dorati, questi rituali sono trasmessi di generazione in generazione. Le costruzioni sono decorate con muschi e licheni. Più è bello il loro piumaggio, meno elaborate sono le loro parate nuziali. L'uccello giardiniere reale si accontenta di un modesto palcoscenico. Ma non può permettersi nessuna distrazione, perché altri maschi sono pronti ad espropriarlo. L'uccello di raso costruisce un percorso con due file parallele di rametti tenuti insieme da un miscuglio di terriccio e saliva,
abbelliti poi con piante dalle foglie colorate. È così bello da attirare subito una femmina. L'artista, eccitato dalla sua presenza, si lancia in una danza con canto. Il contributo del maschio termina con l'accoppiamento. La femmina dovrà costruire il nido e allevare la prole da sola. Oltre a disperdere i semi, gli uccelli svolgono un altro importante ruolo per la rigenerazione della foresta. Sono degli impollinatori. Là in alto, fra la chioma, gli animali competono per il polline. Forse è questo il motivo per cui questa specie di frassino fa sbocciare i suoi fiori direttamente dal tronco per attirare i melifagi di passaggio. Gli uccelli sono premiati per la loro opera di impollinazione con un bel bottino di nettare. Di notte escono i mammiferi, fra questi i canguri arboricoli che, a dispetto del nome, trascorrono buona parte del loro tempo a terra. Gli opossum preferiscono la chioma, dove trovano le loro foglie preferite. Ma sono i fiori che riscuotono il maggiore successo. I fiori del frassino, con il loro profumo, attirano altri animali in cerca di nettare che contribuiscono a diffondere il polline. Come i melifagi, i pipistrelli del nettare hanno lingue sviluppate che terminano con uno spazzolino di setole adatto a raccogliere il dolce liquido. Il nettare rappresenta l'unico alimento di questi animali. Il polline si attacca ai peli e alle vibrisse e trasforma questi delicati pipistrelli in affidabili artefici della riproduzione vegetale. L'albero non riceve nessun beneficio da questo opossum. Questa specie, dalla coda anellata, approfitta dei fiori per variare il suo monotono regime alimentare a base di foglie. Gli opossum hanno avuto origine nella foresta tropicale e poi si sono evoluti in molte forme diverse. Mentre molte delle specie più grandi si nutrono di foglie e di altre sostanze vegetali, questo piccolo e misterioso opossum striato preferisce gli insetti. Frugando fra gli alberi rotti e marcescenti, strappa pezzi di corteccia con i suoi dentini robusti per mettere allo scoperto le larve degli insetti. Picchietta sul legno con le zampe per sentire il suono sordo che tradisce la presenza delle gallerie delle larve. Il quarto dito di ciascuna mano è molto più lungo e sottile degli altri e termina con un'unghia affilata necessaria per tirare le larve fuori dalle gallerie. Oggi questo grazioso opossum striato è molto raro, perché nonostante i tronchi morti di questa foresta fitta e umida offrano molte risorse, quest'animale non è riuscito a tenere il passo con i radicali cambiamenti ambientali
che si sono cominciati a verificare 15 milioni di anni fa. L'Australia cominciò a inaridirsi. Gran parte delle foreste tropicali con i loro abitanti scomparvero. Ma tra le piante c'erano alcune specie adattate a sopravvivere in terreni più poveri e marginali. Proprio queste piante più robuste e insignificanti ebbero il sopravvento, mentre la foresta originaria si riduceva a piccoli frammenti. Tra queste piante c'era un gruppo che si è sviluppato in Australia in molte specie, l'eucalipto. La specie più grande è l'eucalipto di montagna, che raggiunge i 100 metri d'altezza. Fra tutte le piante a fioritura, questa è la più alta e, grazie alla sua chioma aerea e luminosa, è considerata la regina degli eucalipti. La volta arborea è più aperta e consente alla luce di penetrare in profondità, a differenza di quanto avviene nelle foreste tropicali. La luce e il terreno umido consentono lo sviluppo di una densa vegetazione di felci che formano una specie di sipario verde per un grande coro di uccelli. In effetti, l'autore di tutti questi versi è uno solo, l'uccello lira, un campione di esibizioni e imitazioni interamente australiano. Lo scopo è di convincere la femmina che il cantore è un esemplare sano e bello, degno di fare da padre ai suoi piccoli. Sembra che questa femmina abbia già sentito queste storie e mostra maggiore interesse per gli insetti nascosti nella lettiera. Ma alla fine la parata nuziale avrà effetto. Le foreste di eucalipti sono aperte e spaziose, tanto che alcuni opossum hanno inventato un modo particolare per spostarsi. Saltano e planano. L'opossum saltatore è fornito di pieghe di pelle tra le zampe anteriori e quelle posteriori che funzionano come forti e ampie ali. Queste rudimentali ali consentono a questi mangiatori di zucchero e affini di fare lunghi voli nella foresta aperta. Per volare si spreca meno energia che per saltare. È un sistema economico utilizzato dagli opossum per raccogliere un cibo particolare offerto da alcuni eucalipti sparsi nel bosco. In questi alberi scorre un flusso di linfa zuccherina subito sotto la corteccia, tanto che basta un semplice morso con i denti aguzzi per mettere allo scoperto questo cibo ricco e nutriente. Gli alberi dello zucchero sono scarsi e distanziati. Così i mangiatori di nettare si riuniscono per difendere la loro preziosa risorsa. Di conseguenza, sono diventati i più sociali fra tutti gli opossum. È una società dove il linguaggio principale non è rappresentato dai suoni, ma dagli odori. Un linguaggio davvero complicato.
ogni volta che gli opossum si incontrano, si annusano e rinfrescano il loro odore caratteristico. Le ghiandole si trovano nei posti più strani, sotto il mento, sulla fronte, perfino sotto i piedi. Ogni gruppo ha il suo odore ed esistono delle sfumature appena percettibili che permettono di identificare ogni esemplare, il suo sesso, la sua posizione sociale e di capire se è disposto ad accoppiarsi. L'odore poco familiare che lo circonda avvertirà presto quest'animale straniero che si trova nel posto sbagliato. Per segnalare agli intrusi che il territorio è occupato, i maschi dominanti tracciano sentieri odorosi intorno al territorio del gruppo. Una secrezione prodotta dalle ghiandole del ventre viene mescolata con gocce di urina. Di nuovo un odore, o piuttosto l'assenza di un odore familiare, consente di identificare l'intruso. Dall'odore si capisce che è un maschio, ma molto giovane, non rappresenta un pericolo. Prima dell'arrivo dell'alba, gli opossum volatori si radunano nella loro tana comune. Questa massa così compatta tiene alla larga gli opossum più grandi e protegge questi animali da qualsiasi nemico. Dentro la cavità dell'eucalipto ci può essere un bel affollamento. In alcune cavità dormono insieme anche 8 opossum. In questo modo si riscaldano a vicenda risparmiando energia. E poi si scambiano l'odore del gruppo, che è così importante per la loro esistenza. Il fogliame verde scuro e ben riconoscibile degli eucalipti è meno fitto di quello degli alberi della foresta tropicale dai quali gli eucalipti derivano. Gli eucalipti hanno resistito al clima dell'Australia, che è diventato sempre più arido. Le foglie pendono orientate di profilo rispetto ai raggi del sole per evitare eccessive perdite d'acqua. Per ridurre l'assalto degli animali erbivori, le foglie contengono un cocktail di oli volatili e di sostanze tossiche. Nonostante tutto, alcuni animali hanno trovato il modo di superare le difese degli eucalipti e hanno formato una rete alimentare che si estende anche attraverso i corsi d'acqua che percorrono la foresta. Le foglie cadono in continuazione, per tutto l'anno, e appena toccano l'acqua, inizia il lavoro di un insetto, il primo di una lunga catena di demolitori. Larve di tricotteri, protette da un astuccio di sabbia e detriti vegetali, riducono la foglia ad uno scheletro, aprendosi la strada con precauzione attraverso le ghiandole velenose. I frammenti di foglie vengono ulteriormente degradati. Trasportati dalla corrente, finiscono in una sottile rete tessuta da un'altra larva di tricotteri. Invece di un'armatura portatile, questo insetto costruisce una fortezza di piccoli ciottoli. Il castello in miniatura è così elegante da attirare le attenzioni di un'altra larva che se ne impadronisce. Il primo compito dell'usurpatore consiste nel rinforzare e nel migliorare la struttura. Un lato serve per trattenere la rete e con tutti questi rifacimenti è diventato un po' rozzo.
Quando l'ultimo sassolino viene fissato, la larva comincia a tessere di nuovo il suo laccio, producendo fili appiccicosi come quelli dei ragni. Anche se delicata e larga appena 5 mm, la rete è sufficiente per catturare e trattenere i pezzetti trasportati dalla corrente impetuosa. Le creature che abitano questo corso d'acqua appartengono a famiglie molto antiche. Sono cambiate solo le foglie di cui si nutrono. Prima mangiavano quelle degli alberi tropicali, ora quelle degli eucalipti. I demolitori delle foglie e gli artisti delle reti sono preda di insetti e di crostacei più grandi, che a loro volta servono da cibo all'ornitorinco, che continua a vivere come se questi torrenti scorressero ancora attraverso una foresta tropicale. I cambiamenti diventano più evidenti a valle, nel bosco sempre più asciutto delle regioni a bassa piovosità. Questi suoli sono più poveri e gli eucalipti non crescono così alti. Sono più bassi e striminziti degli alberi che vivono in montagna. Diversamente dai loro antenati tropicali, gli eucalipti non fanno frutti polposi, ma accumulano i semi in gusci legnosi che ne impediscono la disidratazione. Solo il robusto becco dei pappagalli può spaccarli. Una banda colorata di cacatua e di lorichetti si nutre di semi e bacche di eucalipto, pulendoli delicatamente con la lingua e con il becco. La chioma è rada e quindi molta luce raggiunge il terreno. I semi così possono germogliare e gli eucalipti non hanno bisogno della collaborazione degli uccelli per diffondersi. Sebbene molti semi siano mangiati dai pappagalli, tanti riescono a sopravvivere. Il sole poi contribuisce a seccare le foglie morte, accumulando combustibile per un'altra grande forza della natura che ha trasformato il paesaggio dell'Australia, il fuoco. Sono sorprendenti questi eucalipti che hanno sviluppato le caratteristiche per sfruttare i suoli poveri e resistere alla siccità e ora sono anche in grado di sopravvivere alle fiamme. Il giorno dopo la boscaglia si presenta nera e priva di vita, ma non è morta. I wombati che si sono rifugiati sottoterra durante l'incendio ora escono fuori in cerca di vegetali sopravvissuti. Gli eucalipti resistono grazie alle riserve accumulate nei germogli e sotto la corteccia. I rami principali cominciano a germogliare di nuovo e nel giro di poche settimane gli alberi avranno di nuovo la loro chioma verde. Oh.
Le foglioline tenere attirano sciami di insetti, perché il fogliame fresco è molto più appetitoso, anche se è già pieno di veleno. Un esercito di succhiatori, tagliatori, roditori e perforatori inizia a lavorare. Sono soprattutto larve di falene e di farfalle e consumano grandi quantità di foglie. Alcune cercano di aggirare le difese chimiche, altre sono completamente immuni ai veleni. Fuoco, insetti. Eppure gli alberi sopravvivono. Comunque hanno anche degli alleati in questa guerra contro gli insetti. Ma ben poco può fare una legione di mantidi contro la schiera di insetti defoliatori. L'intervento di quest'uccello campana è dannoso agli alberi, perché va in cerca delle galle zuccherine che si formano sulle foglie di alcuni eucalipti. Sono prodotte dalle larve degli insetti psillidi per proteggere il loro corpo delicato dai raggi del sole mentre succhiano la linfa dalle foglie. Gli insetti utilizzano i rifiuti per costruire i ripari contro il sole. Dapprima il materiale è morbido e la larva può modellarlo. Dopo 2 ore di laboriosa fatica, la capsula si trasforma in un delicato rifugio di vetro dolce. Agli uccelli campana piace la capsula dolce e se la mangiano, costringendo gli abitanti a costruire altri rifugi. Questa specie tiene alla larga anche altri uccelli che si nutrono delle larve e delle galle. Questo è un problema per gli eucalipti, perché gli uccelli campana difendono i bruchi, ma li costringono a costruire continuamente nuove galle ai danni dell'albero, che è l'unico che ci rimette sul serio. L'eucalipto non può includere quest'altro uccello fra i suoi amici perché è il partner di una pianta parassita, una specie di vischio. Il vischio si sviluppa sugli eucalipti e si serve di quest'uccello per diffondere i suoi semi e creare così nuovi germogli. L'uccello e i suoi piccoli hanno il tubo digerente appositamente modificato perché le bacche possano arrivare direttamente nell'intestino senza essere digerite nello stomaco. Il processo è allora molto più rapido. Le bacche semidigerite sono poi eliminate e sono pronte a germogliare. I semi finiscono in alto, sugli alberi, si incastrano nelle fessure della corteccia e danno vita ad una nuova pianta parassita. Thank you.
eucalipto può ospitare parecchie piante di vischio e deve lottare per sopravvivere all'infestazione. Il vischio è alla base di un'altra straordinaria catena alimentare di cui sono protagonisti i bruchi della farfalla azzurra, allevati dalle formiche dello zucchero che li accolgono nel loro nido. Ogni notte i bruchi fanno una rischiosa scalata per nutrirsi delle foglie del vischio. Sono accompagnati dalle formiche che li difendono dai ragni e dagli altri predatori. In cambio, le larve forniscono alle formiche una secrezione zuccherina prodotta dalle loro ghiandole. Nel corso del loro processo di espansione, durato 2 milioni di anni, gli eucalipti hanno intessuto innumerevoli e sofisticate relazioni ecologiche, ma in buona parte hanno avuto a che fare con uccelli e insetti alla ricerca di un sistema per aggirare le difese chimiche sviluppate dalle foglie degli alberi. Solo pochi marsupiali fillofagi si sono adattati a questo regime alimentare. Tra tutti gli opossum dalla coda ad anello, solo la specie più comune vive in questi boschi secchi. Ha avuto successo perché riesce a digerire gli oli e i veleni contenuti nelle foglie e così ha a disposizione un'inesauribile fonte di cibo. Subito dopo essere usciti dal marsupio, i piccoli opossum iniziano a mangiare le foglie che rappresentano il pasto esclusivo degli adulti. La coda prensile li aiuta a sostenersi sui rami più fragili. A portata di bocca c'è il fogliame tenero, che è inoltre il materiale necessario per costruire il nido. Le foglie che danno da vivere all'opossum formano una lettiera secca e coriacea che impiega molto tempo per degradarsi. Ma dentro vi trovano rifugio insetti e altri piccoli invertebrati, che sono il cibo del topo marsupiale. È un cacciatore abilissimo. Veloce e spietato, l'animaletto riesce a far fuori qualsiasi piccola preda. Ma l'aspetto più straordinario del suo ciclo biologico è rappresentato dal comportamento riproduttivo. Anche qui una buona dose di ferocia caratterizza gli incontri fra i maschi che lottano per contendersi la femmina. I maschi sono particolarmente intraprendenti e violenti perché possono contare solo su una breve stagione adatta alle nozze. Tutta questa frenetica attività è dannosa agli animali. I maschi non mangiano, sono agitati, perdono i denti e si fanno venire l'ulcera. Il loro sistema immunitario viene indebolito.
Alla fine della stagione riproduttiva, tutti i maschi sono morti. Restano solo le femmine gravide. È un prezzo alto per garantire il successo riproduttivo, ma così deve essere. I piccoli mammiferi di solito non vivono a lungo e fra i topi marsupiali l'evoluzione sembra aver favorito quegli individui che impegnano tutte le loro risorse per la loro prima e unica stagione nuziale. Il successo non dipende dalla sopravvivenza dell'individuo, ma dal numero di piccoli che nasceranno portando i suoi caratteri genetici. In questo bosco l'obiettivo della riproduzione viene conseguito con altre affascinanti strategie. Molti uccelli si associano per distribuirsi il compito di allevare la prole. Parecchie generazioni di cocaburra, fratelli maggiori, sorelle, zii scapoli, collaborano nell'incubazione e nell'alimentazione della covata. Questa assistenza riproduttiva favorisce la sopravvivenza dei piccoli in un ambiente dove le risorse alimentari non sono mai troppo affidabili. Ma gli animali non fanno mai nulla per nulla. Saranno ricompensati quando arriverà il loro turno. I cacatoa rosa restano fedeli per tutta la vita allo stesso compagno. Anno dopo anno le coppie tornano a nidificare nella stessa cavità dello stesso tronco. I buchi sono posti sicuri per allevare la prole, ma nessun animale potrebbe fronteggiare un varano in cerca di prede. Sebbene siano attivi solo per un breve periodo della giornata, i varani sono dotati di uno straordinario senso del tatto e dell'odorato e sono abili predatori, tanto da essere i più temibili carnivori di questa zona. Un altro pasto per il varano, ma per i pappagalli è la fine della stagione riproduttiva. Sotto gli eucalipti vivono le banksie, antiche piante che provengono dalla foresta tropicale originaria, ma che ora fioriscono in questa boscaglia secca. Sono frequentate dall'opossum pigmeo, che utilizza nidi abbandonati come rifugio e si nutre di insetti. Le banksie offrono ai loro piccoli ospiti non solo insetti, ma soprattutto il nettare dei fiori. Così gli opossum contribuiscono a impollinare le piante. I piccoli opossum ben presto si danno alle arrampicate. Dopotutto, le banksie e gli opossum pigmei si sono evoluti insieme per un lunghissimo periodo. La forma dei fiori è modellata in base alle esigenze di questi impollinatori notturni. Ogni spiga è composta da centinaia di fiorellini raccolti insieme per fornire un buon sostegno, un piatto pieno di nettare e di polline.
Le Banksie crescono rigogliosamente nelle brughiere dell'Australia occidentale. In questi suoli antichi e ben drenati, così poveri da ridursi a semplice sabbia, i rigori climatici hanno favorito l'evoluzione di rapporti complessi e straordinari. Moltissimi fiori a impollinazione entomofila hanno dato origine ad una ricca comunità di insetti. Alcuni, come questi coleotteri, sono premiati con il nettare. Alcune piante offrono invece degli incentivi di altra natura. I melifagi sono dei buoni impollinatori e spesso le piante ricorrono a loro. Ma un numero maggiore ricorre agli insetti. Il risultato è uno straordinario assortimento di forme e colori per attirare i vari visitatori. Alcune piante sono pronte a sedurre gli insetti. Un gruppo di orchidee sfrutta le particolari abitudini sessuali di queste vespe. La femmina non ha le ali e quando è pronta ad accoppiarsi emette dei messaggi chimici che segnalano la sua presenza. Il maschio arriva e vola via con lei. Le vespe si accoppiano in volo e atterrano ancora congiunte, vicino ai fiori ricchi di nettare. Ora una delle due si alimenta, trascinando il partner. La femmina non può mangiare da sola e deve aspettare che il compagno si sia rimpinzato e pieghi l'addome per consentire alla compagna di raccogliere qualche goccia di nettare dalla sua bocca. Dando da mangiare alla femmina, il maschio contribuisce allo sviluppo delle uova. Questo comportamento fa affidamento sui segnali odorosi emessi dalla femmina. Anche le orchidee hanno sviluppato segnali identici per attirare la vespa maschio che cerca di accoppiarsi con il fiore, finendo per impollinarlo. Questo fiore ha l'aspetto e l'odore di una femmina molto sexy e il maschio cerca di accoppiarsi anche quando il fiore dell'orchidea si richiude coprendolo di polline. Questa imitazione consente alle piante di diffondere il polline senza produrre nettare, un bel risparmio dal momento che la terra è poco fertile. I fiori che si servono degli uccelli devono offrire una ricompensa, ma in ogni caso si assicurano la distribuzione del polline. Piuttosto che specializzarsi per accogliere un solo ospite, le Banksie approfittano di un gran numero di melifagi ghiotti di nettare. Ma questi stessi fiori da tempo offrono nutrimento a un altro animaletto straordinario. Molto più piccolo di un topo, l'opossum del miele è l'unico mammifero che si nutre solo di nettare e di polline. Come i melifagi, ha una lingua sviluppata fornita di uno spazzolino all'estremità. La collaborazione fra opossum e banksia è iniziata nell'antica foresta tropicale e mentre molti altri organismi sono scomparsi, l'opossum del miele è rimasto con la pianta ospite
anche quando questa si è adattata a vivere nella boscaglia. Fra gli eucalipti che circondano la macchia vive un altro specializzato marsupiale, il numbat. La sua sopravvivenza dipende dalle termiti che sono divenute più abbondanti quando il clima si è fatto arido. Unico fra tutti i marsupiali, il numbat è attivo di giorno quando le termiti vengono in superficie per nutrirsi di legno morto. Le strisce lo aiutano a mimetizzarsi, ma le precauzioni non sono mai troppe alla luce del giorno. Questo bosco di eucalipti è ricco delle termiti preferite dal numbat. Questi animali sono ben equipaggiati per raccogliere gli insetti grazie ad una lingua che misura metà della loro lunghezza totale. È un sistema di vita specializzato e ha consentito al numbat di sopravvivere nel clima arido che ha dato vita alla boscaglia. Gli eucalipti sono un rifugio sicuro per i marsupiali che possono nutrirsi del fogliame. Alcuni opossum fanno del loro meglio, ma il koala è il vero specialista degli eucalipti. Il suo stomaco ospita batteri speciali per estrarre tutto quello di cui ha bisogno dalle foglie degli eucalipti. La vita del koala dipende da un limitato numero di alberi, 17 specie di eucalipti fra le 600 esistenti. Qui combattono, si nutrono e si accoppiano. Proprio all'accoppiamento sta pensando questo vecchio maschio dominante. La femmina ancora trasporta il piccolo dell'anno precedente ed è impaurita dall'approccio del maschio. È più leggera e può muoversi sui rami più esili dove il corteggiatore non può arrivare. Il modo un po' impacciato con cui si arrampicano rivela che i koala non sono nati come animali arboricoli, infatti sono imparentati con i wombati. Il vecchio maschio rischia di essere ancora più frustrato per l'arrivo di un giovane in cerca di una femmina da corteggiare. Maschio dominante deve ribadire la sua superiorità. Se il giovane si facesse troppo avanti, il dominatore avrebbe un figlio in meno. Il vecchio koala è un volpone e cerca di spingere il giovane rivale sui rami esterni più fragili. Ora questo deve scegliere fra una caduta o una pericolosa fuga nel territorio del capo.
Torna la pace, ma resta la tensione. Prima o poi il giovane maschio tenterà di nuovo la fortuna. Potrebbe anche riuscire a mettere in fuga l'animale dominante e subentrare al suo posto. Per la femmina non fa differenza. Continuerà ad occuparsi del suo piccolo e al momento giusto sarà pronta per le nuove nozze. Il piccolo deve stare vicino alla madre non solo per il latte, ma anche per nutrirsi con i suoi escrementi. In questo modo può assimilare gli speciali batteri che degradano le foglie dell'eucalipto. Tra tutti i marsupiali, i koala sono quelli più legati agli eucalipti. Un rapporto di dipendenza nato e sviluppato esclusivamente nell'Australia.